Stiamo assistendo progressivamente, cercando di farlo nel modo più silenzioso possibile, anzi tendendo il contrario, di spegnere progressivamente Mirafiori. Non che c'è una luce in fondo al tunnel, qui stanno spegnendo giorno per giorno la possibilità di dare un futuro a Mirafiori. Se si fanno investimenti, naturalmente è un fatto importante, però per la verità noi dobbiamo denunciare il fatto che ciò che era stato promesso 3 anni fa e chiesto ai lavoratori addirittura di approvarlo in referendum, non si è fatto nulla. Si prevedevano auto e SUV su una piattaforma della Chrysler per dare da lavorare a tutti e arrivare a 250.000 auto. Perché l'azienda può dire, può impegnarsi, può promettere, poi se cambia idea e non fa nulla non deve mai rispondere a nessuno, né ai lavoratori, né allo Stato, né al Paese. E oggi siamo di fronte al patto, se ce la vogliamo dire con chiarezza, che era necessario dire qualcosa su Mirafiori ieri, perché dopo aver detto a tutto il mondo e aver fatto votare 5.000 lavoratori sotto il ricatto che se mi dici di no non ti faccio gli investimenti, lui di tutto quello che si era impegnato a fare alla trattativa a novembre non ha fatto nulla. E noi eravamo di fronte al patto che alla fine di questo mese scadeva la cassa integrazione. E per poter richiedere altra cassa integrazione, che è l'unico punto certo che c'è scritto nella dichiarazione congiunta che ieri CISL, UIL, FIME, UILM e tutte le organizzazioni assieme alla FIAT hanno fatto, l'unica cosa certa che lì hanno scritto è che intanto debbono chiedere una proroga della cassa integrazione, avevano bisogno di dire anche qualcosa rispetto a che cosa si fa dentro lo stabilimento di Mirafiori. Che il problema di garantire un futuro a Mirafiori, a Torino e alla componentistica con questo investimento non è risolto. Siamo a una questione ancora aperta e per quello che ci riguarda, siccome oltre a Mirafiori è aperto anche il problema di Cassino, è ancora aperto il problema della chiusura di Termini Merese, si chiude Irisbus, in tante altre realtà, compreso Pomigliano, metà dei lavoratori in cassa integrazione, noi ribadiamo la necessità che il governo, il presidente del Consiglio in prima persona, convochi un tavolo per discutere seriamente, così come è stato fatto negli altri paesi europei, dagli altri governi negli Stati Uniti, di programmi, perché i programmi sono fatti non di annunci, ma di impegni seri, di modelli precisi, di quantità di investimento e di risposte occupazionali. Ricordo che quando noi 3 anni fa, Pomigliano prima e Mirafiori poi, dicevamo non che eravamo di fronte a brutti accordi, non solo a un peggioramento delle condizioni, ma che eravamo in presenza del tentativo di usare la crisi per cambiare il sistema, tutti ci dicevano che non avevamo capito niente, che avremmo dovuto mettere le firme tecniche. Oggi, che lo dice la Corte Costituzionale, nessuno è più in grado di dirlo. Noi oggi siamo di fronte al fatto che la Corte Costituzionale ha parlato, la Corte di Cassazione per i licenziamenti di Melfi ha parlato e la FIAT sta tentando i modi e le forme, addirittura con la complicità delle altre organizzazioni sindacali, di non applicare le leggi. In questo modo io vedo la democrazia del nostro paese a rischio. Questa allergia alla Costituzione, che era chiara in Berlusconi, che è chiarissima in Berlusconi, alla Costituzione e alle leggi, rischia di diventare la stessa allergia che colpisce la FIAT.